Allora, noi continuiamo con un altro filo rosso e andiamo a riannodare il filo rosso di un ragazzo giovane siciliano che aveva con suo nonno. Il nonno non c'è più, ma lui ha continuato a tenere vivo questo filo rosso attraverso la macchina del nonno, con la quale ha percorso 14.000 chilometri. Guardate. Ciao a tutti, mi chiamo Luca, ho 28 anni e grazie a mio nonno ho compiuto un viaggio straordinario. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno. In paese era conosciuto come Don Sariddo, ma per me era chiamato affettuosamente Nonno Saro. Quando ero piccolo passavo gran parte dei pomeriggi a casa dei miei nonni materni. Nonno Saro mi aiutava a fare i compiti e con la sua macchina, che chiamava Pandina, mi accompagnava spesso in piscina e a fare lunghe passeggiate in campagna. Il giorno della sua morte avevo 16 anni ed è stato il giorno più brutto della mia vita. Mi sentivo disorientato, come se avessi perso la bussola della mia vita. Il filo rosso che mi legava a lui credevo che fosse spezzato per sempre. Invece no. Col tempo ho capito che per conservare vivo il suo ricordo dovevo prendermi cura di Pandina, la macchina di nonno Saro. Per me lui è stato l'insegnamento più importante della mia vita. Da lui ho imparato a amare la natura ed ascoltare me stesso. Lui mi diceva: non lasciare mai nulla a metà. Oggi quella frase è diventata il mio motto. Ogni cosa che inizio la devo portare a termine, come il viaggio che decisi di fare nel 2019 con la Pandina di mio nonno, attraversando tutta l'Europa e arrivando fino a Capo Nord, in Norvegia. In ogni paesaggio mozzafiato, in ogni tramonto, in ogni persona incontrata, nonno Saro era lì con me. Coraggio, lasciare tutto in... Quel filo rosso che credevo si fosse spezzato anni fa, adesso lo riannodo tutte le volte guidando la macchina di mio nonno. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Grazie di essere qua con noi. Ciao Paola. Allora, nel video tu ci hai detto che la macchina di nonno Rosario è il filo rosso che ancora ti lega a lui. Ma questa macchina che cos'ha di particolare, che non l'ho capito? Ha un valore molto importante per me. È una macchina che è appartenuta a mio nonno e me la ricordo fin da piccolo, da quando l'ha comprata, questo nuovo oggetto che è arrivato in casa. Praticamente sono cresciuto quasi dentro questa banda e ho tanti ricordi con lui. Perché nonno ti portava in giro con questa macchina, ovviamente. Praticamente sì, mio nonno mi aiutava, ho tanti ricordi con lui, mi aiutava a fare i compiti, mi accompagnava in piscina, perché ho fatto piscina. Certo. E soprattutto mi ricordo tante volte che andavo in campagna insieme a lui e mia nonna, e mi ricordo tutte le volte che... Sempre con questa macchina. Sempre con questa macchina, sì. Tu comunque avevi un rapporto speciale con tuo nonno, vero? È molto speciale, infatti conservo tanti ricordi insieme a lui. Lui mi ha insegnato il fai da te, tanti piccoli... piccoli lavoretti di fai da te che potevo, ecco, fare più o meno in sicurezza. Chiaro, più o meno in sicurezza, sì. Qual è l'insegnamento più importante che ti ha lasciato nonno? L'insegnamento più grande che mi ha trasmesso sicuramente è non lasciare mai le cose a metà. È giusto. Sempre finire un lavoro. Per cui da quando... ha detto la prima volta, insomma, è diventato il mio motto. Il tuo mantra: tu non lasci mai nulla a metà. Mai.
Certo, per sentire nonno. Certo che i nonni hanno sempre un potere magico nei confronti dei nipoti, soprattutto quando sono bambini. A volte i bambini vedono i nonni davvero come dei supereroi. E allora noi abbiamo voluto chiedere ai nostri bambini che supereroe vorrebbero essere. Sentiamo cosa hanno risposto. Super baby! Che spacca tutti i palazzi. Un dinosauro. Non lo so. Ma sono due lupi. È verde e viola. La superoria. La superonina. Quella lì più. Quella lì femmina, non quella lì macchio. Una Barbie ballerina. Ma dove? C'è il mattonello. Mamma. I cornichi. Mi sta giocando che è cattivissimo. Il potere del laser, fuoco, diamante d'orissimo. Voglio avere quello di ghiaccio e del fuoco, tutti e due. Ma anche lo spalo. C'è Thorak gli infilava le corna, che era un toro fortissimo. Ma i soldati supereroi. Sono meravigliosi, ma tu che supereroe vorresti essere? Non c'entra con la nostra intervista, però mi è venuto in mente. Beh, sicuramente quando ero piccolo mio nonno rappresentava una... per me appariva molto alto, grande, sì. Potente, quindi insomma da piccolo insomma, volevo essere una persona ecco piena di poteri, quindi come mio nonno. Con tutti i poteri, io vorrei essere la donna elastico. Che da seduta allunghi e prendi tutto senza doverti alzare con grande sarebbe comodità. Sarebbe comodissimo. Vero? Sarebbe bello poter essere supereroi. Invece noi come supereroi abbiamo i nostri nonni. E già questo è un grande regalo. Pubblicità, torniamo tra poco col viaggio di Luca con la macchina e il nonno, permettimi di dire. Tra poco al filo rosso. Gigante. Bentornati al filo rosso. Stiamo raccontando un filo rosso particolare che unisce Luca a suo nonno, nonno Saro. Nonno Saro purtroppo non c'è più, ma lui continua a sentirlo attraverso la vecchia utilitaria di nonno, con la quale ha percorso ben 14.000 chilometri. Tu parti da Modica per raggiungere Capo Nord con la macchina di nonno. Esattamente. Perché proprio Capo Nord? Capo Nord era una delle mete più lontane che potevo raggiungere in solitaria e senza avere bisogno di visti. Ah, certo. Quindi è una meta che potevo raggiungere benissimo con la mia macchina, piano piano. 14.000 chilometri. Sì, quasi 15.000 addirittura. Quasi 15.000 su una piccola autolitaria vecchia di nonno. Sì. Allora, hai attraversato 14 paesi. Hai fatto 30 tappe in due mesi, 14.000 chilometri, come dicevamo prima. E allora io attraverso qualche foto che ci hai portato vorrei ripercorrere un po' questo tuo viaggio, se sei d'accordo. Certamente, siamo... Vediamo subito la prima foto. Ecco, chi sono tutte queste persone che ti festeggiano e qui dov'è? In Germania, mi sembra, dalla bandiera. Sì, sono arrivato in Germania e... Sì, in quale città della Germania? Reutlingen. Ok, e tutte queste persone? Tutte queste persone sono i miei cugini, c'era anche mio zio presente, casualmente. Uh-huh. E loro mi hanno fatto una grande festa quando sono arrivato e hanno addirittura sparato i fuochi d'artificio. Sì, avevi addirittura la corona di fiori. Ma è una bellissima cosa. Chissà quando li rivedrai adesso. Tra poco, ma magari... perché sono qua, perché ti hanno mandato un video, una sorpresa. Ciao Luca! Ciao! Grazie per aver riacceso, oltre alla banda di Nonno Saro, anche questa gioia immensa nel rivederti e nell'ospitarti. Sei stato veramente coraggioso ad affrontare questo viaggio, noi siamo fieri di te e speriamo di aver reso questo tuo viaggio più confortevole con il ventilatore, il cuscino che ti abbiamo dato e il cuscino. Quindi... Non vediamo l'ora, insomma, di riaverti e rivederti in una nuova avventura. Magari ti vogliamo un bene prossimo viaggio. E ti aspettiamo. Ti ciao. Vogliamo bene. Ciao Luca. Che bello, ma che hai fatto col ventilatore e il cuscino?
Allora, in pratica il ventilatore è un oggetto che mi ha regalato Salvatore, mio cugino. Ma per il viaggio? Per il viaggio, perché magari potevo incontrare una meta particolarmente calda e siccome la panda non ha il condizionatore, l'aria condizionata. Ah, potevi attaccare il ventilatore alla panda. Attaccare il ventilatore tramite la presa 12 volte. E invece il cuscino? Il cuscino invece si è rivelata una soluzione molto buona per la mia schiena perché mi ha concesso tanto sollievo durante tutto il viaggio. Ma ti hanno detto da parenti, fermati qua, non arrivare a Capo Nord, che non è cosa? Ci hanno provato a convincerti? Sì, ci hanno provato, però nel senso ho visto questa tappa come l'ultima in cui mi sentivo in casa, dopodiché... E incominciava il vero viaggio dove insomma avrei incontrato persone al di fuori ecco, della mia famiglia. Vediamo un'altra foto, eccola qui. Questa è Copenaghen, questa no? Questa è Copenaghen. Okay. Sono arrivato a sera molto tardi perché è stata una delle tappe più lunghe che ho effettuato, ben 13 ore di viaggio stimate. 13 ore alla guida? Sì, ho calcolato male col navigatore. Okay. e quindi ho fatto più ore del previsto, poi insomma la panda non andava tanto veloce, no, quindi neanche potevo sforzarla. Abbiamo adesso un'altra foto. Sì, questa qui è la foto che mi sono fatto quando sono arrivato a Capo Nord. Questo è l'arrivo. L'arrivo a Capo Nord, e quella lì è la stella che rappresenta Capo Nord, la meta di tanti appassionati. Quali sono le prime parole che hai detto quando sei sceso dalla macchina dopo 14.000 chilometri? Sicuramente sono sceso dalla macchina e ho guardato il cielo e ho detto nonno ce l'ho fatta. Nonno ce l'ho fatta, pensa che orgoglio per lui. E tu hai anche una nonna? Sì, nonna Serafina che nonna è Serafina. L'unica nonna che mi è rimasta. Anche nonna però avrebbe qualcosa da chiederti, che forse non ti ha mai chiesto, forse sì, ma non ha mai avuto una risposta chiara, senti. Ciao Luca, sono la nonna Fina, ti voglio bene. E quando eri piccolo eri sempre con noi, con il nonno Saro. Faceva tante marachelle, io ero molto felice che tu stavi con noi. Adesso che ti vedo grande nella macchina del nonno, tu sei molto prudente, sei molto bravo, sei molto attivo, sei... un uomo. Luca, sai che ti dico? Che quando passa il Covid spero di poter tornare in macchina con te. E Luca, secondo me sei cresciuto, ti sei fatto grande, ti deve trovare una bella fidanzata, deve mettere su famiglia e ti auguro tante belle cose e tanta bella fortuna da parte della nonna Fina. Luca, ti sei fatto grande, sei diventato un uomo. Quando presenti a nonna una bella fidanzata? Quando sarà il momento. Beh, sicuramente adesso sono incentrato più sulla mia carriera lavorativa, però Serafina, non posso... Nonna Serafina deve aspettare ancora un po' di tempo. A me non mi sembra molto pronto per questa cosa, però non si sa mai, nonna Serafina. Luca, ma quando tu giravi su questa macchina con tuo nonno, che musica ascoltavate? Claudio Villa. Sì? Ricordo... Nonno era un amante di Claudio Villa? Esattamente. Oh,
voce. Grazie a tutti, ciao carissima, ciao, 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 piacere. Luca, piacere di conoscerti. Tu che ascoltavi sempre questa canzone di Claudio Villo con nonno Saro, adesso hai chi te l'ha cantata qui, dal vivo. Che effetto ti fa? È una forte emozione, sono senza parole. Sono emozionato, scusate. Grazie. No, ma si vedeva dalla faccia, una bellissima emozione. Carino. Manuela, ma invece tu con i tuoi nonni che rapporti hai avuto? Guarda, svariati, nel senso che da parte materna ho i nonni siciliani proprio, quindi mi sono molto rivista sul tuo racconto. Ho vissuto dei momenti meravigliosi. Da parte paterna ho il ricordo di nonno Pietro, che era il padre di mio padre per l'appunto, che era tanto tanto scrupoloso nei nostri confronti, ci stava sempre vicino, ci controllava e diceva sempre a mia madre: devo morire io per non starvi più dietro e per non starvi accanto. Senti, ma storia bellissima, perché non vieni a raccontarci il tuo filo rosso con i nonni, con la tua famiglia? Quando mi vuoi. Piacerebbe tanto. Quando vuoi. Grazie davvero di cuore di questo regalo che hai fatto a tutti. Grazie, noi, ma salutami la Sicilia. A Luca. Grazie, grazie Emanuela Villà. Ciao, 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 ciao. Grazie Luca, grazie. Grazie davvero di essere stato con noi, grazie. E adesso noi ci spostiamo invece al LED per lo